Allora, fammi toccare questo muscolo. Mi sembra bello pieno di ossa, questo bel troncaccio. Esattamente, penso 156 ossa questo muscolo. No, di più ne ha, di più. No, questi qua almeno 300, ragazzi. Io conosco un metodo migliore per scoprire quante ossa ci sono dentro Steve. Schiantarsi? Bello quello. Investirlo con il mio camion potente. Anna è lì in fondo con un camion. E non è un camion normale, perché questa volta abbiamo messo l'acceleratore a 1000. Quindi andrà a cannonazzo. Ti fracassa tutte le ossa del corpo, quello penso. Andiamo proprio a questo. Questa è la serie dove proviamo a romperci più ossa possibile. L'ultima volta il record è stato 190 qualcosa. Confermo di brutto, sì? 192 ossa. Ottimo. Cadendo dallo spazio. Non era poco, non era poco. Però oggi vogliamo superarlo. Quindi io vi invito a scrivere nei commenti quante ossa riusciremo a far rompere a Steve. Credo che il suo massimo sia intorno ai 500, perché è molto più. Tantissime ossa quelle per essere Steve. Botto! Sono è tante piccole ossa. Il corpo di Steve. È vero. Poi abbiamo tantissimi altri veicoli. Vedete lì, li useremo per schiantarci contro un muro che è proprio quello lì. E molto quello è massiccio pesante. Come muro, è bello spesso. Poi abbiamo i cactus che pungono un bel pozzo. E poi abbiamo quelle rocce lì aguminate, pesanti. Sono aguzzissime quelle. Secondo me porteranno proprio soddisfazione. E te lo anche dico tante io. Altre cose. Allora Anna, sei pronta? Io mi metto allora qui. Allora io già punto a battere il record dell'altra allora, volta. Io mi metto sulla linea bianca come prima. Ok, noi ci allontaniamo perché se non voglio essere investito io. Possiamo incitarti almeno un pochetto, sì, perché sì, io quella sì, sono sì, migliore sì, proprio. Fai. Ok Anna, fai, sei pronta? 3. Una, vai! Taglia il traguardo. Sta arrivando la sta arrivando, sta andando. Mi aspetto almeno 150. Beh, allora. Quant'è? Inizialmente sembrava che fosse uno scarso scranchio, ma poi è stato molto buono. 201 ossa. Segno tutto in questo momento. Battuto il record. Abbiamo già battuto il record. Ma record Steve, mondiale questo. Perché Steve ha molte più ossa, quindi è più facile rompergli. L'avete capito? Con quell'altro, con Agiwagi, era vero, difficile. È vero, c'è più roba da. Ok, adesso prossima insidia. Allora, voglio prepararne una. Piedina, mi serve l'aereo più grande del gioco. Me lo vai a mettere? Assolutamente. È qua davanti, te l'ho messo perché sono velocemente. Velocemente, bravo. Velocemente, serio. Va bene, allora, prima di quello però decido di volermi schiantare. Abbiamo sia i cactus sia le osse. No, posso dire io una preferenza veramente minuscola. Posso quale dirla? Preferi i cactus? Guarda questi cactus, ti piacciono lunghi, Massimo esperto cico di cactus. Nel suo tempo libero va nel deserto. Ma non sono troppo morbidini. È un po' però sono pungenti. Se ti schianti ti pungono tutto, ti spaccano. Secondo le ossa. Secondo me fanno danno. Allora io proverei prima però per sportività le pietre. Le pietre secondo va me bene, sono ci serie. Mettiamo qua sotto. Le pietre secondo me te l'ho detto ci allora, portano soddisfazione. Mi metto dall'alto, ma proprio tanto dall'alto. Cioè sto andando proprio a 1000, anche più in alto così. E poi al mio via mi butto come un pazzo. Proprio cerca di essere preciso. È difficile, provo, ma ce la puoi fare. Provo. Sto cadendo in modo abbastanza. Borsa Lion, cadi bene. Adesso non ti vediamo, non ti stiamo ancora vedendo. Non ci sei ancora. Allora sto un po' andando fuori dal bersaglio. Però giro e ripiombo giù. Vai, cambia rotta, cambia rotta. Ecco, ci sto. Allora, abbiamo meno un dignitoso 180, che non è male. Ok, non è male, lo segno intanto. Però, potevo acchiappare meglio, secondo me dovevo cadere proprio sì, qui. Sì, dovevi essere un po' più centrale. Sì, su questa qui che sembra un calcolo renale. Questa no, qui è una nocciola. Non è una nocciola. Ma quella che di brutto, tutte le nocciole che c'è in corpo. Allora, io ho capito che devo stare un po' più indietro, perché lui cadendo viaggia un po' in avanti allo stesso tempo. Quindi è importante devi stare. Devi calcolare anche la traiettoria dell'aria, penso. È una cosa da esperti. È molto difficile. Ok, ci riprovo. Anche la potenza del vento, quindi sta attento. Ci sto riprovando, amici. Sto andando. Ok, vedo una stella cometa in cielo. Sei molto probabilmente se la stella. Sei un meteorite, Lion. Sei un meteorite, vai. Cerca di correggere un pochino. Al pelo, ma no. Riprovo un'ultima volta. Ok, la terza è quella buona. Me lo sento. Bisognava andare un poco più avanti. Tipo qua. Secondo me qua va benissimo. Vado di nuovo, amici. Vai. Ok, qui ci sto. Pensa qui al record. Noi accettiamo il cielo. Quello. Vai. Qui ci sto. Allora. Bam. Più doloroso. 221. Pezzo di brutto questo. Lo sapevo nuovo che record. Era buono. Però secondo me può essere ancora meglio se acchiappo bene questa rocciona qui. E non è ci riesco. È perché l'hai presa di striscio. Ci riprovo un'ultima volta sulle rocce. Ok, la quarta ragazzi sarà il record di tutti i tempi mondiale sì, astromondiale. Sì, perché queste sono secondo me proprio la chiave per fracassarsi bene. Tu sei troppo nel vento, Lion. Lo sai che è impossibile, vero? Ok, ci sto andando. Al massimo invento rotta al momento. Attenzione, vai, ti vediamo. Ok, aspetta, mi giro, mi turnico. Sta turnicando di brutto. Oh, l'hai presa questa sempre, volta. Sempre dai, 218. Ne hai prese un sacco di rocce però no, stavolta. Vabbè, comunque no. Lion, rispetto alle altre volte è tantissimo comunque. 218 è già record. Però delude un po' perché ste rocce non si fanno acchiappare. Sono evitanti. Lo so, ma perché sono un po' troppo sparpagliate. Allora, però questo è il meglio che potevi fare. Allora, piedina,
qua ti do un incarico. Diventa Steve e ti metti in mezzo alle rocce e io mi schianto su di te. Vabbè, ma io pure ad essere Steve. Diventa. Sto diventando di brutto. Ti fisso. Voglio salire col te. Nell'aereo, bellissimo. Ottimo. Mettiti sopra le rocce, proprio in mezzo alle rocce. Vabbè, mi ci metto vicino a pollaio sopra come una gallina che cova le uova. Chico, non puoi salire con me, assolutamente no, impossibile. Ma no. Su un'ala, ma almeno non c'è un pasticcino anche per noi? Su un'ala potete salire, lì sì, se ci riuscite. È impossibile, cioè non ci reggiamo mai. Voi siete bravi, al massimo vi rompete qualche ossa, non è proprio questo l'obiettivo. Contano quindi... anche queste? Oh, ecco, vi vedo lì sopra le ali, bravi. Allora, pilota Lion e partenza in corso, 3, 2, 1. No, ok, Lion, io ho una domanda, però non è importante. Sono già caduti. Siamo giù. Niente, ecco, siamo già a terra. Complimenti Piadina che tira sulla manina nel momento sempre più sbagliato del mondo. Chiedo scusa, bravo. Infatti faccio schifo, sgravato. Questo vuol dire sgravare. Sì. Sì, e tu sei il massimo esperto di sgravare, nel io mondo. Ho la laurea nella sgravazione potente, non è bello però. Adesso io non voglio neanche più sentire che cosa volevi dire, perché non mi interessa, sei stupido e non mi interessa quello che vuoi dire. Ma ne va della mia vita da Steve. Ma stai zitto e soffri, ti devi spaccare le ossa. Io vedo un lion volante in cielo. Lo so, sto arrivando, ci sto quasi, sto turnicando. La traiettoria è giusta, posso osservarla da qui, attenzione. Io non vedo l'obiettivo però, dove cacchio sono qua in mezzo, siamo sempre fermi noi. E in mezzo ai sassi, non si nota all'inizio ma vedo c'è. Vedo i sassi. Vedo l'aereo, mi abbasso. Allora, t'ho preso, qua ma preso in pieno 356 porca miseria. Bono, 300 superato e ogni passa. Record, ogni segna, record. Tu segna sempre, ho segnato vedere. Tutto, segnato tutto. Eh beh, qua c'era uno schianto serio, tra i sassi, questo aereo gigante, pure l'esplosione. Mi dovresti rimuovere il relitto dell'aereo, se possibile. Ci provo, posso fare un po' il meccanico? Non riuscirei a fare tutto, sì. Vai. Perché ho bisogno di spazio. Adesso io provo con i cactus e finalmente poi... Ma guarda, io sono appassionato di brutto, ti prego. Qua un super di 400, te lo dico io. No, ma non sono così forti, perché no, sono allora morbidi. No, io francamente non ci conto proprio sui cactus. Neanche sono io morbidi. No, neanche io, toccali, sono durissimi. Ma non sono così duri, non so che cactus hai visto te. Ce la faccio sicuramente. Vai. Ma ci credi, devi credere in te stesso. Terribile, terribile. Un sorprendente 302. Mai un buono. Segno tutto. Ma è veramente duri. Hanno potenziale questi cactus. Infatti vedi che ci ho lasciato mezza faccia lì su quello. Si vede proprio. L'ho visto, sta ancora lì, guarda la sì. Molto colorata pure. Bello. E poi mi sono anche rischiantato lì in basso, quindi buonissimo questo schianto, garbante. Ok, adesso voglio provare io a schiantarmi su Piadinus, quindi prego. Ok, lo sapevo, mi rimetto di nuovo lo Steve. Sì. Me lo rimetto e ti metti proprio qui davanti alla barriera di schianto Supremus. Ok, dove sei te? Sono qua, esatto, immobile. Perfetto. Io vado dall'altro lato con Anna, perché voglio anche Anna. Io bello. Faccio? Guarda, tu reggi il moccolo, dovresti essere bravo, visto che lo fai tutti i giorni della tua vita. Per reggere il moccolo dovrebbe venire con noi però. Anche quello però è un ruolo. No, lo regge da lontano con un bastone, capito? Ma così? Perché dici così? No! Così sta anche lontano, non lo vediamo tutto il vicino che dà fastidio. Non rovina l'atmosfera. No, vedi? Lui puzza. Perché poi ti avvicina, dai, tocca pure un pochetto, allunga le mani e chiede cose, vuole ma cose. Ma io sono ancora qui a vedere. Sì, amici, stai lì. No, allora, dai, mi sta salendo troppo ansia. Ti prego, perché non lo facci col posto mio. Allora, ti posso dire che apprezzo tantissimo questo veicolo, sì, perché è bellissimo. Molto bello. Allora, ti confronterei con un super veicolo, Piadina, molto potente. Che lo sto vedendo. Però decido anche di potenziare ulteriormente. Ancora dandogli... di più, scusa, no, questa cosa è illegale. Veramente non rimane più neanche un osso a me. Beh, giusto, è bello così. Ok, sei pronto? Sono prontissimo. Ok. Ti vedo che guarda, sei io mi allaccio la cintura anche se non serve a niente. Guarda come sgomma questo pazzo camion. Lì. Ok, ok. Ah, sta arrivando, è velocissimo. Sì, 322 ossa. Buono, mi aspettavo anche di più, ti giuro, perché t'ho proprio preso bene. È perché abbiamo sbandato un pochino, quindi secondo hai perso un po' di velocità. Secondo me va riprovata. Sì. Ci rivado, sì. Piedi, vabbè, sono confermo di nuovo, sono fermissimo. Ok, aumento anche di più la velocità e invece che 128 metterò 512 per così. Tu per i 400 così. Ok, se sbandiamo ci schiantiamo noi. Stai pronto perché qua ti schiaccio ben bene. Arrivando, sto lo vedo. No, lo vedo, lo sto percependo. No, malissimo. Ah! Oh! 365. Era buggato. Avete visto? È rimasto buggato nel radiatore del camion. Guarda, è troppo che... veloce, cioè, ci credo. Questa è stata veramente una schiacciata poderosa. 365. Porca miseria, scrivi tutto, che poi sto faccio scrivendo la classifica. Tutto segnato, ce l'ho nel taccuino laionico. Ok, prossimo camion, questa volta quello da miniera. Anna, vieni, sali con me. Anzi, oh, non so. Che bello. Forse questo è monoposto, quindi non puoi salire. No, questo è monoposto, puoi andare solo tu. E poi... io ti prego, al massimo nel rimorchio. No, va bene, vado da solo. Aspettami per il prossimo. Sei pronto, Piedinus? Questo sono schiaccia, pronto, eh? Mi sto molta paura, mi sto cagando. Questo schiaccia ben bene. Non so se
Non so se ci arrivi a farti schiacciare, perché è un perché po' alto. Perché è troppo alto, dici? Infatti non lo so. È molto alto, infatti. Ok, sto sgommando come uno scriteriato. Ma questo ti parte, attenzione, guarda che va fuori strada, attenzione. Oddio. Ma è grosso, no, è troppo difficile. No, troppo. Perché dovevamo farlo sulla pista. Invece abbiamo fatto nell'erbone che non aderisce bene, però... Ci riesco, anche da qui ci riesco. Ok, mi aspetto... sono fermo, io sono immobile. Non mi aspetto quanto il precedente, perché sto andando più piano. Però... molto più piano, però è più grosso un po'. Preso? Ha fatto male. Quanto? Però 211. Non è tantissimo questo. Quasi 150 in meno di prima. È deludente un pochetto, Rimane quello di prima, il migliore, che comunque era figo quello di prima. Forse dovremmo lasciarcelo dopo. Però va bene lo stesso. Adesso con delicatezza te lo appoggio. Con il nasone dovrebbe... Ma, sì, guarda che non voglio come appoggiare col nasone. Guarda che secondo me col nasone non lo prendi, perché l'impatto è solo nella punta bassa. Io ti prego, guarda, sono aerodinamico, guardami cosa punta. Ti do un incarico, va bene, così sei contento. Finalmente, dimmi tutto, sì. Mettimi qualche altro veicolo, guarda, alla sinistra del Chernobog. Ok, vado subito. Uno di quelli belli grossi, ti dico solo questo. Un paio, me ne metti a tua scelta, anche piccoli, scegli te, insomma, quello che ti piace. Bello di tutto, guarda. Ok, anche roba un po' più piccola, perché così riesco a manovrarla meglio. A schiantarmi perfettamente, guarda. Ok, sei pronto, piccolo? Ok, sono prontissimo. Io sono non bella ti sto stretta temendo. Qui sul sedile, eh? Oddio! L'hai preso, però. No, allora, non mi interessa, Piedino. Secondo me, solamente le gambe mi hai preso. Perché questo ho fatto poco, neanche te lo dico. Senti, mettiti. Perché questo è difficile. Mettiti meglio sulla cosa. Perché sei tutto di lato. Qua ti devi mettere. Ok, ecco, qua sto al centro. Così va bene, perfetto. Sì, non devo più. Cretino. Perché è colpa tua, rovini tutto. Lo so, questa è sempre colpa mia. Faccio io, sono sgravato. Sempre, sempre colpa tua. Cico, gli vuoi dire qualcosa, per favore? Assolutamente, Piedino, fai veramente schifo. Ecco. Mettiti meglio, almeno per una volta della vita. Per favore. Attenzione, concentrazione. Aspetta che ti... qua t'ho preso linguine. Qua mi ha preso bene. Qua mi ha preso bene. Linguine. 208. È meno di prima, però è comunque tanto. Perché questo è solo linguine. Però linguine... è sulle gambe, capito? Linguine l'ha preso bene, capito? Il resto non l'ha preso. Perché questo però qui linguine... colpisce in basso, capito? Capito? Invece ci vuole qualcosa che colpisce tutto il piatto. Guarda cosa ti ho messo, è bellissimo. Ma quello l'avevo messo... Ma quello l'ho messo io e me l'ha sposta. Ma tu sei scemo? No, ce ne sono due adesso, vedi? No, non dire che l'hai messo anche tu. Ce l'hai messo uguale, ma tu sei scemo? No, io non ho paura. Te ne devi andare. No, tu te ne devi andare. Tu te ne devi andare. Tu te ne devi andare. Sei un inutile. Sei inutile. Metto qui, mi addormento qui, basta. Cioè, ma come si fa? Ma Piedi, digli qualcosa! Dai, Cico, tu dici a me che sgravo! Ma Cico, è lo Sgravator 9000 supremo da buttare via dal mondo! Ma sei da buttare via dal mondo! Cico! Buttalo nell'oceano! Ma è morto! Ti è andato a buttare nell'oceano, credo! Guarda, sta lì con la faccia rivolta verso le spalle. Secondo me è arrivato tipo un postino super pazzo. Secondo me è arrivato l'ha rubato un postino di brutto. Pazzo. Dai, che scarsità la vita di questa persona. Speriamo che il postino lo prenda e lo rapisce per sempre. Ma guarda, no, sarebbe poverino. Bellissimo. Sai che bello. Che non torna più, capito? Ci dice, sono stato rapito, amici, salvatemi. E noi non facciamo niente. Anzi, noi godiamo, facciamo una festa. Tipo, che bello, Sono d'accordo a questa cosa. Senti, no, dai, poverino. Allora, ho un nuovo veicolo. Questo qui è possente, perché ha tutta una griglia piatta davanti che ti trincia proprio. E quindi proprio. Mi trappola tra il muro e il muro. No, è finito. Questo è finito. Mi aspetto record. Un record, infatti cerco di andarci proprio preciso, di non girare nemmeno. Ok, sto andando, sei pronto? Ok, sono pronto. Sgomma un botto, però, attento. Quello è il problema. Secondo round. Ti evito. Se noi potessimo fare qui sulla pista, sarebbe molto meglio. Infatti, sarebbe buono. Allora, facciamo così. Piedina, vieni qui. Ho un'idea, potremmo mettere di traverso un camion in modo che lui si mette contro il tir. È quello che stavo pensando. Allora, Piedina, questo lo teniamo lì. Poi noi ce ne andiamo un poco più qua. E io metto. Che non ci sono cose in mezzo. Ma vado a prendere il mio vecchio, no? No, non c'è bisogno. Prendo un altro camion, uno di questi magari. Così si schiaccia tra uno e l'altro. Facciamo muro un panino. Muro contro muro, è perfetto. Allora, come si chiama questo, Piedina? Te lo ricordi? Questa è una bella domanda. Però te lo posso dire. Sarà sicuramente un Trax. E sarà sicuramente sì, forse questo, il cutter. Non ho idea. Oppure, no, è questo qui. Ok, ce l'ho. Ok, perfetto. Tu, come al solito, sgravato e inutile. Io veramente ho pessima performance. Pessima. Allora, amici, posso spiegare tutto. Sono svenuto quanto facevo schifo, veramente. Senti, scusami. Allora, diciamo la verità, che è arrivato il postino. Sappiamo già tutto, ti abbiamo anche augurato di essere rapito dal postino. No, è un vivo, te ci ho provato di brutto quello, però. Magari! L'abbiamo pagato noi, cioè. Però sono scappato il tempo. Ok, tu stai fermo lì, va bene? Ma io mi sento già una frittata, ma possiamo non va cacciare bene. Via Cico dal video, tanto è inutile. No, ti supplico, dai, posso fare l'incitatore morale, no? Perché fallo salire a lui, fallo salire perché a lui. Perché non sta mettendo altri veicoli, che non l'ha fatto neanche prima? Sì, adesso stupido. Le metto 16. Adesso ne metto 27 di veicoli, basta. Sì,
tutti uguali a quello che ho già messo io, capito? Comunque, per non sbagliare. Questo schianto richiede una precisione millimetrica. Sì, sì. No, Cico, io sono arrabbiato con Cico. No, è veramente dai, non guardarmi più, dai, metti alza se mi guardi. Cioè, ma allora, cosa devo guardare? Allineati bene schifezza. Sulla striscia. Cioè, devo guardare il fallimento umano che sei. No, dai, devi guardare la persona che prova. Io provo della vita. No, non è vero, serve concentrazione. Perché non provi ad andare in un altro pianeta, così ti togli? No, dai! Non voglio riuscirci lì. Però se ci riesce ci faccio sapere. Vabbè, sei pronto? Biadino, sono prontissimo, segui la linea bianca, mi raccomando. Ok, qua ti trincio, sei massimo pronto. Massimo veloce, no, lo vedo, lo so. Vai, no, vedi come va dritto bene, vai. No. Bam! Oh! 422 Uber record. Beh, questo era serio, Che fatto proprio serio. Toast. Allora, imparcheggiati il camion dritto, così io arrivo con un altro subito. E ti metti davanti, come prima, sulla linea bianca. Va benissimo, va benissimo, sulla linea bianca. Io mi ricordo che c'era un camion che aveva tipo una pressa tonda davanti. O mi ricordo male. Guarda cosa suona, guarda. Dai, guarda qui. Guarda, ne ha rovesciato un imbecille. Ma perché? Ma perché così? Cioè, ma una persona così come te, no? Ma dove si compra? Cioè, però, guarda qui, non li avevi messi. Guarda che bellini. Beh, il Phantom l'avevo messo, l'abbiamo anche usato prima. No, ma dove? Non dirlo. Ma quanto è stupido. Guarda che metta piacere veramente. Ma io ho fatto. Vai, io vai. Stregato era meglio. Stregato era molto più bravo. Stregato 10 perdi 5. 10.000 perdi. 10 per... Come abbiamo verificato in live l'altra sera, giocando a Fortnite. Perché in live abbiamo giocato a Fortnite. È vero! Quando è entrato Cico ha rovinato tutto. Stavamo vincendo sempre. Perso. Posso spiegare anche lì, no? Quindi venite in live. Mi raccomando, ci trovate alle 19 sul sito Viola. Link in descrizione nel primo commento. Adesso parto. Piadina, sei pronto? Oddio, questo va, quanto sgomma questo camion. Questo potrebbe addirittura battere il record del primo. Addirittura del più del 422. Sì, ma questo corre un botto però, Sei davanti al camion. Sono davanti al camion in posizione. Ok, arrivo, accelero come un pazzo, piedino. No, qua esplodi. Oddio mio! Cioè, addirittura ho fatto questo. Ma non lo sento pure io. Guarda quanto l'hai lanciato lontano. Ma vuoi sapere quanto è stato? 478, c'è stata anche l'esplosione, ha spaccato tutto di più, secondo me. È stato epico questo. Mettiti un altro camion, perché questo ne prendo subito un altro. Ma ce ne vuole uno più grosso però, uno che regge di più. Senti, mettiti davanti ai cactus che ti ci spingo dentro. No, non voglio essere infilzato, quello pesa 5 di questo brutto. Questo è buono anche, secondo Vabbè, me. Vabbè, lo faccio io. Questo è strale. Stai lì in mezzo, proprio lì davanti. Ok, aspetta, mi sto posizionando. Questo io lo sapevo che aveva del corre. Potenziale. Ok, vado, pronto? Ok, sono proprio di è un po' Oddio, oddio, però ha fatto meno, ha fatto 238. Perché i cactus sono sempre morti. Sì. Però sei bloccato dentro i cactus. Dai, io, infatti, come esco ma adesso? Ma non può uscire più. Mettiti il camion, sbrigati, che devo arrivare di nuovo con un altro. Sto andando a mettere il camion. Ok, adesso questo sgomma come un pazzo. Comunque, cioè, è veramente guarda bello. Quanto corre. Ok, dov'è Cico? Oh, là, io non guarda quanti ne ho messi. Guarda cosa ti sembra adesso. Sono stato utile, guarda qui. Sta rovinando la mappa. Cos'è? Un camper. No, guarda, è bellissimo, è veloce. Questo ha la punta. Questo qui, invece, guarda che bello. Prendo questo qui che ha la punta, va bene? Vieni. Ah, molto bello, grazie. Adesso arriva. Ok, poi anche quello per tieni penitenziario. Anche quella macchina non è male, sembra veloce. Grazie mille. Ma mi stai prendendo un pelo di soddisfazione così. Ok, Piedina, sei pronto? Io arrivo. Io sono ora sono demolito completamente. Ho paura di girarmi di spalle. Non lo so. Arrivo. Oh, magari vado. Rompi di più, vai. Questo è buono, questo è buono. Le chiappe hanno poche ossa. No, è forte. Questo è forte. Ma prende. Ho preso in pieno, ho preso in pieno 412. Ah, buono. Rimane come record quello precedente, però, Sì, il camion quello lì lungo con 178. Sì. Quello era il Chernobog. Il Chernobog è devastante. Devastante comunque. Già dal nome ma è devastante. Devastante in qualunque sfida comunque. Sì. Ma sta macchina che hai messo esattamente, no? Perché ha un paraurti dietro? Non lo so, perché penso di vedere l'elettromarcia per schialtare meglio in questa, non so sicuro. Potrebbe essere bella, interessante, però, Sali un Aspetta, po'. Aspetta, sto rimettendo il camion io, aspettate, sono questa qua. Questa viaggia sicuramente, in retromarcia non so. Forse gli serve per proteggerci da eventuali schianti da dietro di altri, qualche tamponamento. È una macchina un po' strana però, sicuro. Sei pronto, Piedinus? Sto scendendo dal camion, veramente inguidabile questa cosa. Ok, io sto arrivando. Puoi partire. Questa è un po' molleggiata, inoltre io sono troppo alto e non ci sto dentro. Ma non importa. Sto andando bravissimo! Ti ho sguinciato, però ti ho fatto male. Sì, infatti 378 però perché mi peso solamente la parte sotto. Mi immaginavo infatti che fosse sui 300, perché questa era seria. Macchina inguidabile come al solito, Cico ha rovinato tutto, tanto per cambiare. Ma perché lo sapevo io? Dai, apprezzo, perché esteticamente è veramente molto bella. Bella esteticamente, ma inutile inteticamente, insomma. Come si dice, bella ma non a balla. Non a balla, come Cico. Guarda quanto è bella, però questa è bellissima questa. Cico è brutto e non a balla, capito? No, un peggio. È terribile, in poche parole, non si fa niente. Non si fa nulla nella vita, proprio. Proviamo a schiacciarlo. Un apprezzamento su di te, Lion. Sì, sono bello. Quando corri e sgambetti sei proprio fantastico. Un pazzo, guarda come entro bene nel pazzo.
infatti. Ma posso entrare anch'io? No, no, non ti... vabbè. Ok. Piadina, sei pronto? Sono pronto come sempre, sono qua vero. Ok, questo accelera strano, però schiaccia secondo me se ti prendo. Schiacciato di brutto, no, ha fatto male, però era piano. Molto accelerazione. Ha fatto 269. Questo era un pochino poco. Però stiamo andando a migliorare, siamo proprio bravi. Vedi, ti posso anche schiacciare. No, ma ti stai divertendo però, questo non è parte della... Non è male, non è male, è carino anche questo. Io direi che ci possiamo anche fermare perché abbiamo fatto un sacco di ossarotte. Record, quindi rimane del Chernobog con 478. 78 ossarotte, molto buono 478. Potentissimo. Suggeriteci nei commenti quale altra cavia dobbiamo utilizzare per questi test nel prossimo episodio. Per oggi noi ci fermiamo, ci vediamo in live stasera sul sito Viola, mi raccomando, link in descrizione nel mio commento. E da Lion, Piadina e Anna, e basta, perché... No, ci sono anch'io! Non ci sei tu. No, out! Ciao!